Il big match del Savini se lo aggiudica il notaresco, che fa solo il derby contro il Francavilla e torna al terzo posto solitario della classifica. Si ferma dopo quattro risultati utili invece la compagine giallorossa, che esce dalla zona playoff, visti i contemporanei successi di Pineto e Recanatese. Una bella iniezione di fiducia per gli uomini del presidente Di Giovanni, che hanno portato a casa la vittoria numero 14, la nona, davanti ai propri tifosi. Un primo tempo equilibrato ed una ripresa nella quale i rossoblù hanno cambiato a proprio favore l'inerzia. Mister Cudini non può disporre di Blando, Acciaccato, Bontà e Moretti squalificati, ed inserisce Marcelli, Ruci e Cancelli. Quest'ultimo, classe 2000, sarà la rivelazione dell'incontro e uno dei migliori in campo. 11 standard per il Francavilla, con i rientri da titolari di Palumbo e Cafiero. Un'emozione per parte nel primo quarto d'ora, con i due portieri che si fanno trovare pronti. All'11esimo Monti respinge la conclusione di Banegas, al 14esimo Natale attento sulla sollecitazione di Candellori dal limite. Minuto 18, Banegas sulla punizione di Palumbo sorprende la difesa di casa con tiro che comunque si perde sul fondo di poco. Subito dopo il 20esimo, per esattezza al 23esimo, l'occasione di quelle importanti per la formazione di Mister Cudini. Laringe sulla sinistra fa tutto benissimo, il suo cross viene respinto corto dalla difesa del Villa. Fabriani si prepara alla conclusione e lascia partire un tiro che Natale disinnesca in angolo, con l'aiuto del palo alla sua destra. L'ultima emozione della prima frazione arriva al 41esimo e la chance per gli uomini di Rachini fa il paio con la precedente per i locali. Mele in profondità per Dos Santos, Salvatori sbaglia l'intervento lasciando un'autostrada per l'attaccante Carioca, che è precipitoso e non sfrutta a dovere lo spazio calciando altissimo. La ripresa si apre subito al secondo con l'occasionissima per Palumbo. Nasce tutto da un calcio d'angolo per i giallorossi, respinta corta di Monti, che poi è superlativo sulla conclusione a colpo sicuro dell'attaccante ospite. 4 giri di lancette più tardi, duetto tra Laringe e Sieno, con il fluidificante del notaresco chiuso in maniera provvidenziale al momento della battuta davanti a Natale. Al 12esimo la squadra del presidente Di Giovanni passa, Cancelli, ottima davvero sua partita, pesca il corridoio per Minella, che sul filo del fuorigioco si invola verso la porta, supera Natale in uscita e mette dentro. Notaresco 1, Francavilla 0, sigillo numero 16 in stagione per il cannoniere argentino. L'attaccante rossoblù potrebbe anche fare il bis, ma al 21esimo arriva un soffio in ritardo sulla punizione calciata da Ruci. La gara dopo il vantaggio del notaresco vive in una fase interlocutoria, con gli ospiti che provano a riversarsi in avanti senza rendersi quasi mai davvero pericolosi. Al 38esimo gli uomini di Cudini chiudono i conti. Angolo dalla sinistra accaparbiamente conquistato da Sieno. Errore in presa alta di Natale sotto porta. Come un falco si avventa Salvatori, che mette dentro. Notaresco 2, Francavilla 0. Quarto gol di stagione per il centrale difensivo rossoblù. Sugli spalti inizia la festa per i tifosi, ma prima del triplice fischio del direttore di gara c'è gloria ancora per Monti, che al 42esimo vola alla sua destra per deviare una punizione abilmente calciata da Banegas. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara, Bozzetto di Bergamo, decreta la vittoria del notaresco, che arriva alla sosta con l'entusiasmo alle stelle.